Buongiorno, benvenuti, bentornati in un nuovo Vlogmas. Siamo gli sgoccioli, ragazzi, eh? Oggi è 21, abbiamo ancora 3 video rimasti. Adesso facciamo subito colazione, come al solito, lo sapete. Stamattina mi sono alzata e ho letto delle splendide notizie che mi hanno inviato per un lavoro, per un progetto che succederà in futuro. Vi avevo detto la questione, diciamo, chi vuole venire in Corea, bla bla bla, insomma, state allerta, state attenti. Ecco, io vi rinnovo questo invito, così per dire, perché non vorrei per ora dirvi troppo, però bellissimo, sono veramente felice. Comunque, oggi capelli, sono ricrescita tanto del genere, sono molto curiosa di vedere cosa succederà ai miei capelli, perché ve l'ho detto, in teoria voglio cercare di tornare al mio colore, però i miei capelli non sono sanissimi, cioè proprio su una scala da 1 a 10, 4, quindi non gli do molta fiducia, non lo so, quindi sì, sarà interessante. Mi fido dei miei parrucchieri, quindi ok. Mi ha detto che voleva aprire questo pandoro qui, che è il gocciolotto, e quindi adesso lo apriamo. Chi siamo noi per non iniziare con queste cose natalizie? Ci mettiamo la polveraia. Ho visto un TikTok di una tizia che prima tagliava il pandoro e poi ci metteva la polverina. Quello è da provare, perché effettivamente la polverina entra dentro le fette, è buonissimo. Però quello solo se lo mangiate tutti quanti nel momento di Natale, cose. Questo noi appunto lo lasciamo per colazione e magari rimane aperto per, non dico tanto, ma 3-4 giorni. Quindi se io tagliassi le fette ovviamente si andrebbe ad asciugare all'interno, quindi non lo farò. Poi voi siete team, metto la polvere da sopra o da sotto? Perché io sono strana, faccio tutte cose al contrario, quindi la metto da sotto. Zucchero impalpabile mi fa volare, per dire. Zucchero impalpabile. E ora si shakerà, lo sai anche tu? Che poi il mio incubo da sempre è stato veder cascare a terra il pandoro, Prima o poi succederà. Lo sapete il segreto qual è, vero? Metterlo sul termosifone quando voi state per mangiare. Pace all'anima sua, proprio, Ora ti faccio vedere cosa devi fare per un extra filling. Prendi un po' della polverina nell'angolino e ce la spapagni sopra così. E ora un pochino io lo mando nel microonde. È arrivato un mostriciattolo di mamma. Ma quanto è piccola, sembra un piccolo piccolissimo gnomo. Uno yeti, un mini yeti, guardate quanto è piccola. Mamma mia, proprio piccola, proprio come il signor Gucci. Guardate cosa sta guardando. In traiettoria. Sto guardando il video di Cheryl. Ci siamo svegliati perché dal parrucchiere oggi deve venire anche mia madre. Praticamente le ho detto, no, sai, ho preso appuntamento questo giorno, bla 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 bla. E lei mi ha detto, come, già mi lasci? Prendo appuntamento anch'io al tuo parrucchiere. E quindi eccoci qua. Lei si deve rifare i colpi di luce. Vi dico cosa c'è scritto nel mio appuntamento, perché poi il mio parrucchiere mi manda tipo un recap, no? Qua ci dice che io devo fare foliage, bagno di colore, B3 piega. Non chiedetemi cosa sia. Beh ragazzi, che dire, viaggio in macchina con mia madre è abbastanza traumatico, se posso. Comunque abbiamo trovato parcheggio, adesso andiamo subito dal parrucchiere. Non so, oggi è assurdo, non so quanti gradi fanno, sapete, forse una decina. Siamo arrivati da cominceremo, mia madre sta là dietro, non si vede, ecco. Guardate qua quanto si vede. Aiuto, però si possa fare qualcosa. Non so se siete pronti a vedere. Questo è solo dopo il decolorante. Ora vediamo dopo il bagno di colore. Allora, questo qui è il risultato. Voi direte, che cosa è cambiato di là? Devi tornare al tuo colore. Il problema è che non posso farlo, o almeno non posso farlo in maniera repentina, perché altrimenti butterei tutti i miei capelli che vorrei tenere un po' sani. Quindi hanno fatto il possibile. Il problema è che adesso uscirà tutto il rosso. Io sono sicura, abbastanza sicura in realtà, che diventerò rossa prima o poi. Ovviamente è il colore che è uscito, quindi è probabile che io debba tornare tra qualche giorno prima che parto e fare un altro pigmento sopra per provare a spegnere questo colorino, perché adesso non si vede, ma tipo qua lo vedete questa parte? Quindi veramente non si dovrebbe mai fare una tinta scura, veramente. Mi ha detto anzi,
troppo bene è uscito fuori, perché di solito escono certi casini, tutte chiazze. Sì, abbiamo schiarito un tono e mezzo. In realtà dovremmo schiarirne altri 4 per arrivare al mio colore. Mi ha detto cerca di tornare tra 2-3 mesi. Non penso sarà possibile ovviamente dalla Corea tornare qui 2-3 mesi. Che insomma non vorrei arrivare a spendere 2000 euro per cambiare colore, insomma piano piano. Però non mi fido neanche a farmeli fare in Corea onestamente. Quindi non lo so in che situazione ci ritroveremo tra qualche tempo. Io me la godo per adesso, diciamo così. Cerco di non lamentarmi, ecco, tanto lo so che il casino l'ho fatto io, quindi adesso mi prendo le mie conseguenze. Niente, questi giorni sono pessima e sto caricando il video adesso che sono le 7:20. Però ci sono sempre, l'importante è esserci anche se in ritardo. Adesso mi sono fatta prestare le chiavi da nonna un'altra volta e anche se è un po' tardino voglio andare a spedire assolutamente sti cacchio dei pacchetti di Vinted, perché avevo detto esco con mia madre, ok, con la sua macchina, bla bla bla, finito dal parrucchiere andiamo. Ovviamente secondo voi mi sono portata i pacchetti? Assolutamente no, mi sono scordata. E poi devo tornare a farmi la doccia e mi rilasso un secondino, perché sì, tu dici sei andata al parrucchiere, ma secondo voi mi sono rilassata con quella che mi parlava nell'orecchio ogni 3 secondi? Per carità, ci sta e tutto quanto, l'entusiasmo, lo sapete, un po' mia madre è così. Dal parrucchiere uno ci va, ci vorrebbe un attimo, no, distendere, il massaggino. Neanche lì. Io signorina Puzzettina, stavamo organizzando la giornata di domani. Domani appunto mi devo vedere con le amichette. Non mi vocino. È proprio arrabbiatissima. Tutto un gremlins. Ma che carino. E alla fine io domani mattina devo andare a fare un vaccino. Poi viene Julie, mi passa a prendere e andiamo da Fra. Io devo rifare una seduta così di ripristino del laser che avevo fatto l'ascelle. Qua il nostro appuntamento preferito. Vedo un Icy che vuole fare qualcosa. La bulla. Dove vuole andare? Non trattare male la Wendy. Guarda la vecchietta. È la vecchietta. Mi stavo addormentando a vedere Masterchef sul divano e quindi ho detto vabbè, vado a dormire perché sto un po' acutando. Oggi mi sento un po' stanchina. Anzi, di solito il jet lag lo sento molto di più quando torno più che quando vado. Noi ci sentiamo direttamente al video di domani. Vi mando un bacio. Buongiorno ragazzi, allora sì, questa era una cosa che mi era mancata, la mia postazione qua. Quanto è bella, quanto vorrei avere questa cosa lì, fantastico, la mia postazione. Comunque, stamattina già mi sono preparata, mi sto finendo di lavare, fare cose, mi vesto e poi devo andare a fare un richiamo di un vaccino, quindi cose mediche. Devo dire che mi sto riprendendo abbastanza bene, col fuso, tutto ok. Quindi stamattina mi sono svegliata, vabbè, un po' presto perché erano sempre le 6:30. Ho recuperato la puntata di Masterchef di ieri che mi ero a pisolè. E adesso sto controllando il mio telefono, questo qui che ho adesso, perché lo vorrei cambiare. Non lo voglio prendere in Corea, cioè ho aspettato di tornare, perché in Corea, lo sapete, c'è la questione che il rumore della fotocamera, per legge, loro lo devono avere sempre attivo, anche quando il telefono è in silenzioso. Sinceramente non me la voglio accollare questa cosa, quindi ho detto vabbè, devo arrivare qua, bla bla bla, e lo cambio. Quindi io avevo il 12 Pro Max e appunto prenderò il 15 Pro Max, che altro era una questione lavorativa, perché altrimenti me lo sarei tenuto benissimo. Però spazio, fotocamera, tutte queste cose, ho bisogno di qualcosina di un pochino più potente, quindi farò questo investimento. Tra l'altro stavo parlando stamattina con delle ragazze su Instagram e mi hanno consigliato di mandare indietro il libro di coreano, quello che ho preso, e di prendere un'altra versione che è quella più completa, che dovrebbe essere quella viola, perché questo che ho preso ha il volume 1, 2 e 3, mentre quello viola è un unico volume e è un pochino più completo, quindi credo farò questo change. E stavo controllando qua tra i miei quadernini che avevo lasciato e credo mi porterò questo qua che ho preso da Primark, tutto vuoto alle righe, e mi ci scriverò poi gli appunti, così anche mentre sono sull'aereo comincio a fare qualcosina. E in più stavo iniziando anche a completare la lista delle cose che volevo portare da qui all'Italia. Ragazzi, ho tantissime cose, cioè non so se mi entrerà tutto, perché tipo le mie idee folli, volevo portarmi il cuscino, cioè quello memory foam che uso per dormire perché è la mia vita, volevo portarmi la
l'accappatoio. Cioè, già solo queste due cose praticamente è metà di una valigia. Non lo so, staremo a vedere, perché volevo portare pure un po' di vestiti e un po' di scarpe. Volevo portare a Dr. Martens le Vans, quindi devo un attimo contemplare se ho il bagaglio anche a mano, cosa che io pensavo fosse di default, però a questo punto non lo so. Devo rileggere la lista delle cose, o chi ha volato con Corea magari mi sa dire se nei voli diretti si può portare sia valigia da stiva che bagaglio a mano. Quindi quando poi scoprirò queste cose magari sarò un po' più tranquilla e posso portare appunto anche queste due scarpe. Cioè le Vans sicuro le porto, le Dr. Martens perché sono un po' pesanti. Madonna ragazzi, sicuro i miei capelli sono rossi al sole. Guardate. È una fantasy però, una fantasy, una vibe. Vaccini andati, poi mi hanno fatto aspettare lì una decina di minuti, insomma la solita prassi per vedere se succedeva qualcosa. Niente, poi mi devo togliere sto batuffolino, mi ha detto sì, ti potrebbe fare un po' male il braccio, a me poco mi interessa, solitamente sta sempre bene durante queste cose, mo tiè, a mo' corna magari. Comunque mia madre è andata ad acqua e sapone, mi ha detto vuoi venire anche tu così prendi le cose, perché ovviamente dovrei comprare i deodoranti, i dentifrici principalmente e assorbenti, queste cose che poi mi dovrò portare. Però io ho detto no no, così mi faccio la lista bene e poi prendo tutto quanto senza che sto tanto a fare, insomma. Poi torno a casa, mangio qualcosa perché ho fatto colazione prestissimo ovviamente, e adesso sono quasi le 12, sto sentendo un languorus. Questi giorni non ho ancora mangiato, a parte le lasagne, cioè non ho ancora mangiato qualcosa di consistente che dici ah, cibo italiano. Quindi vedrò cosa mi posso fare, però poi non so se devo mangiare anche con Giulia, quindi mangerò qualcosa di velocino. Sono tornata, che hai fatto? Attenzione. Ecco la Giulia. Cosa fare? Ha molta paura perché deve fare una cosa molto spaventosa. No, adesso è un momento laser. Già inizia? No, dai, inizia. Dai, inizia. No, inizia te. Ma perché? È meglio, prima il dolore, via, no, via, no, via. Poi ti mettiamo tutti i ragazzi. No, sai, devo tenere qualcosa. Eccomi, sono tornata col mio occhiale preferito. Io lo voglio nella vita reale. Mamma, io già tattufata, no? Comunque. Però sono stata brava, non ti ho ripresa, hai visto? Poi devi riprendere. Mentre stai a fare lo spettacolino. Però guarda, non ci ho arrestata niente io poco. Eh sì, te l'ho detto. Vabbè, io ho due peli. Vabbè, cioè. Vabbè, molto tutto rosa. Ma perché c'ho sta tavola di irrigazione? Perché guarda no, qua. Qua. Ah, pure qui sono. Sì, sì, sì. Oddio, non diciamo. Sei felice che torna la tua amichetta? Vai sì, allo spelabro. Ah, ci diamo giù di baffo. Così a secco, mamma mia, io volevo morire, mi depilava. Agghiaccio! Dentro. Agghiaccio! Metto del piercing dentro. Cioè, così agghiaccio se può fare. Non era quello che volevo. Secondo me Francesca non erano le clienti che voleva. Ecco qui, ti piace? Muovete a Cassa Romano, guardate, ci stanno dei Poppella. Poppella mi dice che è famosissima a Napoli, guarda. Abbiamo preso quella al pistacchio, quella normale. Guardate che carino, tutte le lucette. Dove ti vuoi mettere? E qua che è quello più pulito. Io, allora, io non ho mai assaggiato i piatti di neve. Non ci credo. Assaggio in diretta. Oddio, è giorno ancora. Io no, non è vero. Ah no, questi occhiali da prima. Allora, assaggiamelo prima quello normale. Quello normale, vero? Sì. Perché sennò si altera un quel. Si altera. Bravissimo. No, vabbè, anch'io la. Che pensiero. L'odore? L'odore sa di pan. Hai presente i paninetti quelli che ci metti la Nutella dentro, quelli al latte? I pangoccioli? No, i paninetti che ci metti la Nutellina dentro, quelli soffici normali. No? Dal pubblico magari lo sapranno. Fox? No, lo so quali sono. Focus? È arrivato il focus. È arrivato, è arrivato. Focus. Vado, eh? Vai. Aspetta un attimo. Ok, all'interno è comunque soffice, buono. E ricotta e panna, che ha detto questo? Siamo al classico, ricotta e panna. E questa cosa me l'aspettavo più... più nuvola, tipo quel coso coreano che mi ha fatto mangiare a me, fluffy, quello là. Tipo il mochi? Il mochi, quella merendina alta mi hai fatto mangiare. Ma che è? La castella. Quella morbida, che pare una nuvola.
Ah, è brava, quella là, Castella Gay. Sì, però sarebbe stato fantastico con questo ripiano. Adesso mi piacerebbe farmela anche a me. Vuoi assaggiare l'altro o... o non lo so. Ma smettila. Vediamo ripiano intanto. Mi piace più quella ricotta. No, non ci credo. Ma questo costa 3,20 su Mercoledì, eh. Non ne vale la pena? No. Ma che dici? Ora vai con l'affanno. Basta, te lo dico io. Che ti vuoi riprendere da tu? Ma non funziona così, ma ci sei una prospettiva. Adesso vi dico io. Ma come? Non si può tenere così, Giulie. Allora, Dariani. Ma guarda, ti vedi. Ok, adesso vi dico io, ragazze, perché anche io lo assaggio per la prima volta. Per la prima volta. Per la prima volta oggi. Per la prima volta oggi. Vediamo se è degno dei veri fiocchi di neve di Napoli. Perché io, sapete, raga, Napoli non sai. Come fai a dire no? Sì. No, a me non mi piace questo. Un po' questo. Ho lasciato io un'eccia, raga. Ma no. Sì, ecco qua, ti è cascato. No, è cascato un pezzo della superficie. Ma prendere la mia. Non esiste. No, vedi a fare. Ma oggi stai fa tutto a sbafo, quindi questo pure è. Oddio, che buono. È più buono. Allora, è più buono perché l'ha pagato lui là, quindi. Io mi ritrovo in Italia solo per fare questo, che sia ben chiaro. Vorrei lavorare qui, onestamente. Mio fidanzato... No, no. Meglio qui. È il momento far karaoke. Giuro che tu la sta cantando in spagnolo, non capisco. Mi vedi senza vergogna, anche se è dentro del mondo incontra. Le farà apparenza e non di senso. E scuccia che un tè meno in italiano ero più un bravo. Tè meno. Allora oggi proviamo un nuovo sushi che in realtà da un po' che lo volevamo provare, almeno io, cioè Giulia si è già venuta, ecco la coppia della navigata, ve lo faccio vedere, ecco qua, molto carino dentro, però ti posso dire tutto un po' c'è così. Anche la parte di sotto, c'è anche la quella che l'entrata è sotto, però sì. Devi entrare sotto per andare sotto. No, da sopra ti fanno andare sotto. Ma c'è ascensore. Ma noi perché dobbiamo scendere sotto, no, all'inferno? Noi siamo, no, oggi poi siamo state delle sante, quindi esatto. Ce lo meritiamo. Le nostre carni non vogliono essere brutte. Me la sento. Quindi vediamo cosa ci offre. Sento odore di tartufo. Allora, mi posso dire che ci stanno un sacco di piattini carini? Le tempure, aspetta, vediamo. I nigiri, queste robine così, gli uramaki che a noi ci piacciono tanto. Quindi ora vi faccio vedere cosa ci arriva. C'hanno pure la... com'era questa? Spicy mayo? No. Spicy maiona. Tornata ora a casa, mi sono fatta la doccia, mi sono fatta la mia skin care. Siamo state benissimo oggi con Giulie, con la Fra. Anche perché ho fatto le visite fino a tardi, diciamo oggi. Quindi sì, un po' così, è stato un po' tutta la rinfusa. E non sono neanche riuscita a editare il video perché siamo tornate tardissimo. Vi giuro che vedrete questo video, ne caricherò ben due. Vabbè, una cosa diversa, una cosa strana, a noi ci piacciono cose strane. Adesso da vedere, ciao Darwin. Anche perché non so qual è il tema di oggi? Devo ancora scoprirlo.